Carlo Poerio, colui che aveva tante volte e con tanta lealtà steso la mano a Ferdinando II e col quale Ferdinando II, ben inteso, se non fosse stato un Borbone, si sarebbe potuto così agevolmente e compiutamente intendere, come con Giuseppe Poerio avrebbe potuto il re Ferdinando I nel 1815 e nel 1821. Fu anche colui che risolutamente aiutò dal fondo dell'ergastolo la trasformazione del Partito Liberale Napoletano in Partito Italiano, del monarchismo borbonico in quello di Casa Savoia, del concetto dell'autonomia del regno di Ruggero in quello della fusione nel regno d'Italia. L'aiutò direttamente con l'autorità del Consiglio, l'aiutò esso e altri suoi compagni indirettamente col soffrire con animo fermo l'ingiustizia delle condanne e il tormento degli ergastoli e col non chiedere e non aspettare mai grazia alcuna dal re Borbone.